Buonasera, oggi è un po' tardi, ma ancora il nostro tour non è finito. Con Antonio Porto, candidato all'uninominale 2, collegio appunto Campania, su Caserta e Aversa, faremo un giro adesso ad Aversa per verificare la situazione, per farvi vedere la situazione appunto della movida di questa zona, perché in alcuni locali si verificano anche episodi di violenza importanti tra minori, anche addirittura il taglio sui tagli che sono stati effettuati sull'organico delle forze dell'ordine non consentono in effetti di avere tutto questo territorio e questi locali presidiati, cosicché i rischi per i ragazzi sono tanti, ma anche per gli adulti. È vero, Antonio, abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare, ma ovviamente nessuna risposta dalla Lamorgese. Avevate dubbi? No, non avevamo alcun dubbio, anche perché sono almeno 2 anni che io mi occupo di questa problematica della sicurezza in provincia di Caserta e in particolar modo in provincia di Aversa. Qualche annetto fa la nostra questura è stata innalzata a fascia A e un vice ministro dell'interno, nell'occasione dell'annuncio alla stampa, dichiarò che le unità della questura di Caserta sarebbero aumentate di 150 uomini con l'invio immediato di 70 unità. Beh, sono passati almeno 2-3 anni, se non di più, e poi nel mese di aprile di quest'anno siamo venuti a conoscenza di una bozza di una nuova pianta organica che riguarda proprio la pubblica sicurezza in tutta Italia. Essendo noi comunque abbiamo verificato cosa prevedeva questa nuova pianta organica e la sorpresa è che l'organico della questura di Caserta prevederà un taglio, quindi non un aumento di 150 uomini, ma un taglio quindi negativo per la sicurezza. Ecco, è ripresa la rete, c'ha sì. Un po' di problemi. Siamo, in questa zona. Sì, è il centro storico di Aversa, quindi come puoi ben vedere, se giriamo la telecamera un attimo, sì. Bianca, così farò vedere, questa è Aversa. È uno dei punti dove i giovani si ritrovano. Come puoi ben vedere, le macchine sono tranquillamente parcheggiate. Qua, se deve passare un camion dei pompieri o un'ambulanza, non ha lo spazio per passare. Insomma. E come puoi ben vedere, anche la sede stradale è completamente invasa dai giovani che frequentano i locali. Vediamo anche questi qua. Della panoramica di là. Ecco, aspetta, ci siamo, vedi? Ecco. Ci siamo pienamente trovati dove tranquillamente ci sono anche gli artifici. Ma tutte le domeniche così, ogni sera. Ogni sera la movida puntualmente vediamo. La sicurezza dov'è? Stanno i pochi d'artificio.
questa... Cioè ragazzi, qua guardate, per ogni sciocchezza, guardate il fumo, cioè è sconvolgente. Ogni sabato, oppure ad ogni occasione, ci sono fuochi d'artificio, avete visto che manicomio, cioè proprio fumo dovunque. E questo è un punto, che siamo un po' lontano dalla zona... alla zona della Movida, come potete ben vedere tutto è completamente bloccato, non si vede un vigile urbano, non si vede una macchina della polizia, non si vede una macchina dei carabinieri, perché semplicemente non ci stanno. Non ci stanno perché essendo troppo pochi, nemmeno si avventurano. I nostri no, ma... Devi pensare che il commissariato di Aversa, vedete, qua se in questo momento è successo qualcosa che dovrebbe far passare un'ambulanza, l'ambulanza non arriva. È già capitato che in piena una sera l'ambulanza qui ha dovuto invertire la marcia ed è dovuta andare via perché... non riusciva a passare perché parcheggiano liberamente le macchine perché devono andare nei locali. Che disastro. Guardate. Ecco, appla. Vuoi inquadrare dove hanno sparato? Sì. Allora, e qua... questo è quello che rimane praticamente delle esplosioni di poc'anzi. Delle esplosioni, naturalmente. L'accensione dei fuochi, di questi tipi di fuochi d'artificio all'interno del centro città, è in violazione del testo unico di legge di pubblica sicurezza. Naturalmente. Però nessuno interviene, possiamo nemmeno dire che. Come in intervengono? Realtà... Come fanno a intervenire se non ci stanno? O chissà, la volante in questo momento potrebbe essere impegnata tranquillamente in un altro intervento. Certo, perché essendo così pochi vanno soltanto dove magari c'è qualche problema, però in realtà diciamo che i problemi in questi posti sono all'ordine del giorno, perché non ci vuole niente, è vero Antonio? Questo si verifica praticamente puntualmente. Che cosa è successo qualche tempo fa? Insomma, sono successi anche episodi gravi. Vabbè, qui qualche anno fa fu accoltellato un ragazzino di 14 anni che ha perso la vita per futili motivi. Poi si sono verificati, ma si verificano puntualmente. Non è detto che adesso che andiamo verso Via Seggio non ci troviamo direttamente all'interno di qualche rissa o di qualche coltellamento, perché oggi portare a seguito un coltello è normalità, tanto non c'è chi ti controlla, non c'è chi ti fa chi ti denuncia o via dicendo, che come detto l'organico del commissariato, quindi è l'ufficio che deve garantire la pubblica sicurezza, da 73 unità che è previsto oggi ne conta 66. La nuova pianta organica varata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno prevede 61 unità, con un taglio molto importante sugli agenti, cioè quelli che in poche parole vengono impiegati in strada per il controllo del territorio. Ecco. L'Agro Aversano non è solo Aversa, in questi giorni si sono verificati anche rapine, proprio questa mattina c'è stata la notizia di una rapina a un locale qui ad Aversa, la sera ci sono bande di extracomunitari e di gente di paesi dell'est che si affrontano. Il tema sicurezza insomma è a cuore della politica locale, soprattutto perché, come potete ben vedere, l'amministrazione comunale già da anni rilascia delle licenze a questi locali con una semplice scia, senza andare a verificare poi se effettivamente questo locale è tutto a norma, se è insomma nelle condizioni di poter comunque garantire quella destinazione d'uso, sì, è appropriata per quel tipo di struttura e di locale, o se per caso non presenta dei deficit di spazi, per cui poi alla fine vengono invasi degli spazi esterni
che intralciano il traffico, che creano situazioni di disordine ai quali poi giustamente non si riesce a porre rimedio. Ma è impossibile, perché come puoi ben vedere noi siamo già fuori da diversi minuti e in una zona così importante dove è tutta concentrata. Che c'è una concentrazione di giovani altissimi. Giovani che in qualche modo poi magari bevono o fanno altro, non abbiamo visto nessuno. Nessuno. Qui adesso, questa qua che è via Seggio, sempre ad Aversa, ed è proprio dove nasce. Questa prima era una strada che era piena di negozi di abbigliamento, negli anni sono chiusi tutti, infatti puoi ben vedere qui all'inizio sono locali ancora chiusi e sì. Naturalmente questo budello di strada che conta pochi centinaia di metri è diventato in questo momento l'antistato. Qua vige l'antistato proprio. Qua vige praticamente la legge del Far West. Ora sentirete, pensate che oggi è venerdì, c'è ancora è mezzanotte, c'è ancora locali con la musica ad alto volume, penso che già si possa sentire. E oltre a questo i residenti ormai sono talmente esasperati, perché non solo la musica dei locali, ma anche il vocio, vedete, questa per esempio, come potete ben vedere, c'è un'autovettura che transita in questo momento e se vi dico che semplicemente questa strada c'è il divieto di transito dalle 22 fino alle 2 di notte del venerdì. Qui le macchine non dovrebbero passare. Ma chi è che glielo impedisce? Ce n'è un'altra adesso. Chi glielo può impedire? Dove stanno? Dove sta lo Stato in questo caso? Se la zona non è presidiata è che è normale che il cittadino... Non è normale, non è normale. Però diciamo è... capita diciamo che comunque in questo momento che si pensa un po' come si vuole, si pensa di risolvere il problema dando addosso ai commercianti le cose che se la sbrighino tra commercianti, residenti insomma frequentatori di locali, cioè ognuno, praticamente la giustizia fai da te, ognuno si arrangi come può, questo è il concetto. Non è affar di nessuno, anzi oggi ho saputo anche che hanno convocato dopo anni, ho letto e sembra che sia stato convocato un consiglio comunale per affrontare questo problema, ma fatemi capire, se mancano gli uomini, manca il personale, mancano i vigili urbani, mancano la polizia, manca i carabinieri, come vogliamo controllarla questa zona? Come puoi ben vedere è un budello di strada pieno di localini. Ecco qua, dite che manicomio. Che fanno a gara tra di loro, fanno a gara tra di loro per chi ha la musica più alta. Qua poi c'è il problema che molti locali somministrano alcol ai minorenni. Non parliamo dello spaccio di droga che avviene qua in mezzo. È una cosa che ormai è diventato off limits per le forze dell'ordine. Vedi? Arrivano, parcheggiano tranquillamente perché le strade sono diventate di proprietà privata. Vedi? Se tu li guardi in faccia sono completamente dall'altra parte, sono ubriachi persi, tutti quanti sono super ubriachi, la comandano loro, lo Stato dov'è? Quello vorrei capire, dov'è lo Stato? Ah no, c'è lo Stato, scusami, taglia gli uomini. Giusto. Questa è piazzetta Lucarelli dove spesso e volentieri si sono risse, ci sono accoltellamenti. È una cosa che ormai sembra all'ordine del giorno. Purtroppo è così. Poi però sicuramente troveremo nei prossimi giorni la statistica che vengono fatti comunque controlli mirati, vengono fatti tante cose. Sicuramente possiamo dire che si tenta di fare quel che si può,
Ma un generale senza l'esercito non, sicuramente non potrà andare da nessuna parte. Di sicuro no, no. Purtroppo. Qui purtroppo ci si... Ecco, questa è la testimonianza di quello che succede quando la giustizia, quando le forze dell'ordine vengono utilizzate non a tutela dei deboli, dei cittadini, ma in realtà a difesa di un'agenda politica. Tant'è vero che avete visto quanti agenti si precipitavano a sanzionare quelli che si presentavano senza Green Pass alle poste, oppure le vecchiette con la mascherina, che con la mascherina abbassata portavano il cagnolino a fare i bisogni. Cioè, abbiamo visto scene veramente allucinanti durante il lockdown. Le forze dell'ordine che inseguivano, per esempio, quelli che facevano jogging sulla spiaggia completamente soli. Beh, lì in effetti le forze dell'ordine c'erano. Qui per tutelare invece i cittadini inermi non ci sono. Dove sono? Ecco, quindi questo dico. Dovremmo, purtroppo, lo dovremmo chiedere ai vertici, al ministero soprattutto. Sì. Teniamo presente che l'altezza gioca un dislivello tra me e Antonio. Allora, c'è una legge che è stata varata dall'esecutivo di governo in passato, nel 2014, la legge Madia, quella conosciuta come la spending review praticamente, che prevede inspiegabilmente, non sappiamo perché, una riduzione dell'organico delle forze dell'ordine, forze di polizia, e in particolar modo la Polizia di Stato deve da 118.000 unità che erano per il 2027 devono diventare 108.000 unità. Ma oggi, sempre via dello spending review per i concorsi che non sono stati banditi perché mai inseriti in finanziaria, la Polizia di Stato si trova, conta 98.000 unità, quindi siamo ben 20.000 uomini sotto quelli che si era fino al 2014. Dovevamo diventare 108.000 nell'arco di 13 anni, ma a distanza mancano ancora 5 anni a quella data prevista e contiamo 20.000 unità in meno. Calcoliamo che negli anni, ormai non avendo banditi i concorsi, abbiamo personale anziano, abbiamo ladri giovani e i nonni che devono correre dietro ai ladri. E questo comunque comporta un problema della sicurezza. Ecco perché noi comunque proprio abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare qualche mese fa, alla quale stiamo ancora attendendo una risposta. Non abbiamo ovviamente. Abbiamo semplicemente chiesto i dati su cui si sono basati i tagli e quindi questo nuova pianta organica della Polizia di Stato in provincia di Caserta, che voglio ricordare è la patria dei casalesi, che non si sono estinti con l'arresto di Zaccaria, anzi in quest'ultimo periodo stanno uscendo parecchi insomma ex galeotti dei casalesi e niente. Riduciamo gli uomini, questo è il modo di fare sicurezza, è la logica, no? Sicurezza in Italia, vedi? La strada via Seggio è finita, è un budello, stiamo adesso camminando da diverso tempo, ma non abbiamo incontrato una sola pattuglia delle forze dell'ordine in una zona del genere, a quest'ora di notte, con i fuochi d'artificio che salutano il nuovo giorno puntualmente a mezzanotte di ogni giorno. E i residenti, i cittadini, sono letteralmente ostaggio delle decisioni della politica attuale. Non c'è, sì, ma non perché c'è differenza tra destra e sinistra. Sì. Quindi si ragiona soltanto nell'ottica di tagliare la spesa pubblica, perché tanto chiaramente spesa improduttiva. Quindi la spesa per la nostra sicurezza,
per la nostra salute, per la nostra istruzione, spesa improduttiva chiaramente per i mercati che hanno comprato, si può dire, il nostro paese, oppure che ambiscono a comprarselo definitivamente con l'aiuto del nostro amato Presidente del Consiglio e di tutta questa maggioranza che lo osanna quotidianamente, che non si vergogna di portare avanti quell'agenda criminale che è l'agenda 2030, che proprio appunto ci porterà al default, cioè se noi non riusciamo a fermarli ci porterà al default, quindi noi finiremo come la Grecia. E io mi domando, una volta che sarà tutto finito, le attività economiche e produttive dei territori saranno finite, chi le pagherà le tasse, chi le manterrà? Giustamente, chi manterrà le attività, i servizi, tra cui anche la sicurezza, l'istruzione e quant'altro? Cioè praticamente loro ci stanno abituando a un regime totalmente diverso in cui ognuno può fare da sé e quindi si deve difendere da solo, si deve istruire da solo, magari davanti a un computer, si deve curare in telemedicina possibilmente. E poi, quando è di troppo peso, si deve anche levare davanti, cioè possibilmente, quindi deve levare il disturbo. E per questo anche che chiaramente, insomma, si è portata avanti la questione dell'eutanasia, che non è banale in una congiuntura come questa, quando giustamente la salute pubblica è stata messa a rischio in modo deliberato attraverso dei provvedimenti che invece dovevano tutelare solo la speculazione finanziaria di alcune case farmaceutiche con il benestare, scusa, ecco qua, ecco, con il benestare della, chiaramente, della nostra, della politica. Eccola, tienila tu, io ho un braccino corto, il dislivello è troppo, mia nonna rende incompatibile la mia prestazione con le esigenze dell'inquadratura, che finora è risultata anche un po' sbilanciata. Vabbè, siamo comunque passeggiando all'interno delle strade della Movida Aversana, la classica, ormai è stata nominata la Movida violenta. È strano che ancora non... Meno male che stasera è andata bene, abbiamo attraversato il fuoco e siamo usciti, per il momento siamo usciti indenni e niente, però poi aspettiamo comunque il bollettino di guerra che verrà. Perché qui ormai è quello che puntualmente poi i giornali il giorno dopo riportano. Allora, io dico che la soluzione è semplice, cioè se vogliamo che in Italia ritorni a regnare la democrazia e la legalità soprattutto, c'è bisogno del controllo del territorio. Il controllo del territorio lo si fa con le forze dell'ordine in strada. Con più pattuglie. Certo, con i droni direi. No, assolutamente. Tu pensa che molti anni fa le pattuglie nostre della Polizia di Stato erano composte da 3 unità. Infatti poi fu deciso di, proprio perché il capo dell'allora della polizia voleva una polizia di prossimità tra la gente e la gente. Fu deciso di ridurre gli equipaggi da 3 a 2 uomini. Questo cosa comportava? Che 2 volanti che impiegavano 6 uomini, potevi fare 3 volanti da 2 uomini. Furono fornite anche delle nuove autovetture che permettevano proprio la pattuglia insomma, di due unità. Ma oggi ci ritroviamo che anche in città grandi come Roma, come Torino, come Milano, Napoli, le pattuglie delle volanti sono nettamente, nettamente ridotte. Se noi facciamo conto e prendiamo sempre per esempio Aversa, il commissariato di Aversa
ha una giurisprudenza di 19 comuni, come controlla il territorio, si riduce a 15 perché abbiamo il posto fisso di Casa Pesenna che pattuglia 4 comuni. Ma come si può in una comunque città dove la microcriminalità la fa da padrone, ci sono macchine che insomma vengono depredate con la rottura dei finestrini, anzi addirittura la criminalità organizzata si è ridotta, cioè la criminalità è anche diventata microcriminalità. Sì, no, ma è soprattutto, qui è soprattutto microcriminalità. I cittadini parcheggiano la macchina in strada e la mattina rischiano di trovarsela su 4 blocchi senza le ruote. È ormai un classico che capitano queste cose. Questo avviene perché non c'è il controllo del territorio, quindi indisturbatamente le persone possono agire, i malfattori, no? Le persone, perché non le possiamo neanche chiamare persone, indisturbatamente a smontare 4 ruote sotto una macchina, perché tanto la pattuglia non passerà mai, perché magari chissà dove si trova. E diciamo che negli ultimi anni adesso è stato anche teatro di rapine eclatanti, insomma, anzi l'ultima è anche recente, con la banda del buco che ha svuotato un'intera gioielleria proprio sulla via centrale di Aversa, con tanto di proprietari all'interno della gioielleria. Sono sbucati dal pavimento, dalle fogne. Tramite le fogne hanno fatto il buco sotto al pavimento della gioielleria, sono entrati, hanno sequestrato i proprietari e pensa un po' che una settimana prima avevano fatto il tentativo, sventato dall'intervento delle forze dell'ordine, ma nonostante tutto una settimana dopo il colpo... riprovato fregandosene, quindi figurati come hanno paura. Delle quindi hanno talmente paura di essere arrestati che nonostante sono stati scoperti una settimana prima... Hanno ritentato e ci sono riusciti, perché hanno completamente svuotato la gioielleria. C'era pure l'aggravante dell'aggressione, del sequestro di persona. Sì, no, i proprietari sono stati legati all'interno della gioielleria e hanno fatto razzia di tutto quello che si sono trovati davanti. Io insisto con che se in Italia vogliamo la legalità. Quindi noi paghiamo le tasse, ma poi alla fine le forze dell'ordine vengono tagliate e quelle che ci sono vengono utilizzate in maniera proprio mirata per colpire degli obiettivi che fanno comodo all'agenda 2030, cioè quelli dei dissenzienti. Io questa è la cosa che detesto di più, perché io ricordo benissimo quando sono andata sullo stretto di Messina, ero a Villa San Giovanni e chiesi l'intervento delle forze dell'ordine per dirimere una controversia che era nata con il bigliettaio, il quale appunto ci chiedeva il Green Pass ma non ci esibiva l'autorizzazione a poterlo richiedere, quindi ci impediva il transito, che era un nostro diritto costituzionale, quello a poter transitare sul territorio del nostro paese e quindi ad accedere al mezzo, senza però dimostrare di averne titolo. Quindi mi ero limitata a chiedere alle forze dell'ordine, che erano presenti tra l'altro, non è che dovevano intervenire da lontano, erano presenti sul posto, e dal comando è stato loro ordinato di non intervenire. Sono passata dai carabinieri, sono passata al comando di polizia, sempre lì, e il comando di polizia mi ha riferito, mi ha detto testualmente che loro sarebbero intervenuti solo in caso di disordini, cioè quindi devono aspettare che succeda praticamente il malfatto, che succeda praticamente l'imponderabile, che ci sia un'aggressione, per poter intervenire. Quindi per garantire il mio diritto costituzionale a transitare oltre lo stretto, per quello
non intervenivano, quindi avrei dovuto, per transitare oltre lo stretto, probabilmente tirare un pugno in faccia al bigliettaio, così le forze dell'ordine sarebbero intervenute e si sarebbe visto chi aveva ragione, e poi magari mi avrebbero fatto passare. Cioè, questo è il senso, hai capito? Io l'ho dovuto denunciare, poi alla fine ho dovuto denunciare carabinieri e polizia che erano presenti sul posto e non hanno fatto nulla, dichiarando in questo modo per omissione di atti d'ufficio, perché quello erano tenuti a tutelare un mio diritto. Ma ci rendiamo conto? Invece per, diciamo, per vessare le persone, cioè per vigilare sull'utilizzo del Green Pass, lì entravano nei locali. Allora lì non c'era il pretesto che solo in caso di disordini dovevano intervenire, no, per prevenire i disordini e per, diciamo, controllare i Green Pass, sono due cose distinte e separate. Per prevenire i disordini non intervengono, intervengono soltanto in caso di disordine conclamato in atto e quando interessa, diciamo, all'agenda, agli investimenti che si fanno nell'agenda 2030 per obiettivi strategici. Quindi sta diventando una polizia politica, cioè stanno diventando dei corpi politicizzati, tipo la Gestapo, non lo so, io mi auguro di no, Antonio. Però ci sono stati tre suicidi, è vero? Sì, diciamo che in questi ultimi giorni, nelle ultime 24 ore, si sono verificati tre suicidi. Uno nella polizia di Stato, una nella polizia locale, un altro nella un'altra forza di polizia che ora non ricordo. So che quello, il collega di Cremona che si è suicidato stamattina ha lasciato una lettera con dei contenuti molto forti ai propri superiori e niente. Questo è anche perché è un problema che non si vuole affrontare. Sembra che è una cosa che non interessi a nessuno. Adesso però, ecco, sono problematiche, è un disagio che vivono comunque le forze, alcuni, non tutti, alcuni appartenenti all'interno delle forze dell'ordine, che non riusciamo a capire. Poi queste scelte, insomma. Questi ordini, queste disposizioni, che senso hanno in base al nostro dettato costituzionale, no? Che senso ha orientare le forze dell'ordine ad agire in un modo che invece di essere a garanzia della sicurezza pubblica, magari appunto è semplicemente a tutela di un ordine costituito e quindi di un potere che impone misure che addirittura sono incostituzionali, perché limitano la libertà di movimento dei cittadini su presupposti del tutto fallaci, completamente fasulle, come il Green Pass, una misura politica tutelata attraverso le forze dell'ordine, quindi che danneggiava i cittadini. E purtroppo, ovviamente, io ritengo che molti esponenti delle forze dell'ordine abbiano vissuto e vivano con grande disagio questa situazione, con grande disagio, perché oggettivamente non si può diventare il braccio armato di chi infrange la Costituzione. Ecco qua un altro spaccato di Movida, come vedete il clamore è incrementato, è aumentato e siamo beata gioventù che si diverte, speriamo che non succeda niente di male, ecco, purtroppo. Comunque, facciamo questi ultimi metri nella speranza che vada tutto bene. Andrà tutto bene, ricordatevelo. Andrà tutto bene, ricordate che andrà tutto bene. In effetti siamo ancora qui ad aspettare questo famoso bene, diciamo, ecco, che c'era stato promesso.
Comunque ancora, Conte, ancora, vi ricordate Conte, andrà tutto bene. Ancora non abbiamo incontrato una pattuglia delle forze dell'ordine, eppure siamo andati anche oltre, sì, appunto, anche oltre la strada, la strada incriminata, ma di pattuglie delle forze dell'ordine che controllano non ce ne sono. Non ce ne sono da nessuna parte, purtroppo. Ma comunque male che vada, Anto, ci sei tu, ma io mi spero che non si debba intervenire mai. Anche perché ormai con il fatto della sospensione che ti è caduta tra capo e collo, hai dovuto pure lasciare l'arma, cioè consegnare l'arma. Ovviamente la sospensione, voi vi ricordate, no? A che cosa era dovuta? Cioè il fatto che Antonio aveva condiviso un mio post sulla pagina del sindacato, tra l'altro, non a proprio nome ma a nome del sindacato che lui rappresenta in quanto dirigente sindacale dell'ES, dei LES, e la motivazione che la Lamorgese ha dato per questa sospensione è stato il fatto che praticamente aveva espresso un suo pensiero. Cioè ragazzi, non veramente una cosa che tocca lo stomaco, perché ho sentito io proprio con le mie orecchie in aula la Lamorgese pronunciare queste parole, le ho lette anche tra l'altro nella sentenza, no? Nella sentenza, nell'ordinanza o no, del questore. No, vabbè, loro, la Lamorgese praticamente ha detto che ho utilizzato mezzi di comunicazione idonei a rendere conoscibile il mio pensiero. È un pensiero che poi, tra l'altro, io da sindacalista, in un modo o nell'altro, devo trasmettere il pensiero ai lavoratori per far conoscere comunque l'attività del sindacato e tutto quanto e il resto. E le problematiche pure connesse al loro lavoro, no? Questo è il problema della... è proprio il problema che attualmente abbiamo rilevato in Italia sulla Costituzione. Sappiamo che l'articolo 21 della nostra Costituzione prevede la libertà di espressione e di pensiero. Ormai hanno messo il bavaglio a sì. Tutti. Poi ci sono le libertà sindacali garantite dall'articolo 39 sempre della Costituzione, quindi sappiamo bene che la nostra Costituzione tutela tutti i diritti, sia di attività sindacali, sia dei cittadini, è stata garantita anche la dignità ai carcerati, quindi sulla nostra Costituzione nulla si può dire, ma oggi non viene presa in considerazione se non ti allini col pensiero unico. Sì. Per questo motivo, con Italia Sovrana e Popolare, sì, abbiamo come obiettivo proprio di... quello di tornare alla Costituzione, cioè di fare in modo che la Costituzione venga finalmente attuata e che alcuni aspetti della Costituzione ritornino ad essere conformi a quello che era il volere dei padri costituenti, a quello che era l'intendimento dei padri costituenti nel 48, voglio dire, no? Cioè nella versione del 48. Pensiamo all'equilibrio di bilancio, all'articolo 81 che tanti danni sta facendo alla nostra sovranità, cioè al nostro diritto di autodeterminarci e quindi di scegliere come spendere i nostri soldi. Col pretesto di quell'articolo 81 ci stanno costringendo a spendere i soldi come vogliono le multinazionali sostanzialmente, no? Grazie anche pure ai trattati oppure alle direttive che si ricevono dall'Europa, ma all'eccessivo europeismo pure dei nostri, di chi ci rappresenta, perché in realtà quando vogliono i regolamenti europei li violano, tant'è vero che sulla questione degli allevamenti di bufala oggi siamo stati con gli allevatori di bufala che stanno protestando perché i loro capi di bestiame vengono uccisi solo per una sospetta brucellosi,
senza avere prima la conferma, quando i regolamenti europei prevedono prima un isolamento e poi solo in caso di avvenuta conferma di una positività alla brucellosi anche l'abbattimento del capo. Invece in realtà si sta procedendo all'abbattimento indiscriminato e questi allevatori stanno subendo dei danni incalcolabili, ma in realtà questi danni sappiamo che sono diciamo voluti, perché in verità si tende a creare, oltre che una crisi energetica, anche una crisi alimentare. L'abbiamo visto con il pretesto della guerra, con il pretesto prima della pandemia, oggi della guerra. Quindi una concomitanza di fattori che sono solo la copertura di speculazioni economiche volte ad un reset globale dell'economia in funzione dei mercati, quindi finanziaria, perché di ogni fetta di mercato, di ogni pezzo della nostra economia deve entrare, diciamo, deve passare praticamente sotto il controllo dei mercati, quindi attraverso le multinazionali e quant'altro, che fungono da, come dire, da ricettore universale di qualsiasi diciamo centesimo, circoli, sia quelli che circolano nelle nostre tasche, che sono sui nostri conti correnti, sia le case, perché sapete che appunto la riforma del catasto che è stata votata come delega in bianco al governo ci porterà comunque brutte sorprese, probabilmente sarà funzionale a quella classificazione energetica che l'Europa già ha previsto per per gli edifici, in base alla quale un edificio potrà essere messo a rendita solamente se conforme a quei criteri. Quindi l'Europa in realtà comanda attraverso, diciamo, le declinazioni tecniche di tutte le indicazioni dei regolamenti che dà. Quindi possiamo forse, ormai siamo arrivati destinazione, abbiamo, no? Il nostro tour lo interrompiamo, ormai abbiamo fatto vedere comunque come viene gestita la sicurezza in Italia. Quello che capita per ogni fine settimana, adesso, venerdì, sabato, domenica, qualche volta anche il giovedì, diciamo che la movida versana comunque si muove, specialmente nel periodo invernale, dal giovedì alla domenica sera. I cittadini di questa zona sono completamente sequestrati in casa, ci sono dei momenti in cui non possono uscire di casa, non possono riposare. Pensate che il giovedì sera, con un bordello che c'è in giro, con questi giovani che fanno le 2, le 3, le 4 del mattino, alzarsi poi il giorno dopo per andare a lavorare è dura. Quindi è un'impresa. Quello che chiedono semplicemente i cittadini è avere la loro serenità e avere la loro tranquillità di poter comunque vivere le proprie proprietà e andare poi il giorno dopo a lavorare riposati. Quindi credo che sia un diritto di tutti quanti, credo che sia un diritto di tutti la sicurezza. Abbondantemente pure la mezzanotte. Sì, vabbè, realtà... pensate che domani sarà, cioè oggi è sabato, quindi ci sarà gente che tra qualche ora si deve alzare e deve andare a riposare. Anche quindi, noi domani. L'impegno, adesso ci salutiamo, che anche noi domani mattina, però abbiamo voluto insieme alla senatrice darvi questa testimonianza. Tenete presente che sì, siamo ad Aversa, ma più o meno questo tipo di problema lo si vive in tutta Italia e penso che nessuno mi potrà smentire sotto questo aspetto. L'impegno mio qui per il territorio è quello di poter portare le problematiche che la politica locale non è stata negli anni, attualmente non ne parliamo proprio, non è stata in grado di fare. Cioè Aversa è una città che si sta evolvendo negli anni, pensa che era previsto che sarebbe diventata provincia, poi con l'abolizione delle province è rimasta sotto Caserta,
e però è sede di uno dei più importanti tribunali della Campania, il Tribunale di Napoli Nord, che abbraccia 19 comuni dell'Agro Aversano, patria dei casalesi, e 19 comuni di Napoli Nord, dove negli anni passati c'è stata la faida anche degli scissionisti. È un importante tribunale, ma non viene messo nelle condizioni di poter esercitare, di funzionare come si deve, e soprattutto le forze dell'ordine locale non possono dare quella disponibilità perché mancano gli uomini. Certo. Ed è impossibile. Diciamo che Aversa non deve avere 60 uomini, ne deve avere 120, quindi i 150 uomini che servivano, che erano state promesse alla questura, servirebbero soltanto ad Aversa, senza parlare poi degli altri comuni, perché abbiamo il litorale Domitio, che non ci dimentichiamo, e anche stamattina abbiamo incontrato delle associazioni lì del posto, che praticamente è in mano alla mafia nigeriana. Lì c'è un'immigrazione incontrollata che praticamente contano circa 23.000 abitanti, ma effettivamente sono più di 50.000. Però i servizi ce l'hanno per 20.000, quindi sì. Immaginate in che situazione vivono gli abitanti, perché non hanno mezzi di trasporto, per varie motivazioni, per la questione dei medici di base. I medici di base gli mancano, dice che ci sono 4.000 persone che devono farsi 15 km per andare dal medico di base, se non però, hanno auto propria. Gli extracomunitari irregolari hanno medici senza frontiere, pensate, in tutta Italia. Curano, quindi in loro almeno ci hanno, per fortuna. Dico, abbiamo gli stranieri extracomunitari in Italia, clandestini, vengono curati da medici senza frontiere. Se va un italiano da medici senza frontiere, lo mandano a 15 km dal medico di base, che potrebbe anche rifiutarsi di visitarlo qualora non fosse assolutamente sicuro che non abbia, per esempio, il Covid. Ecco, perché quante volte i medici di base si sono rifiutati di visitare persone sospette di Covid, ecco, tanto per dire, no? Persone con febbre o altro. Questo è l'impegno, è il nostro impegno. Vivendo. L'impegno per il territorio di Caserta sarà proprio quello di recepire le problematiche della comunità, che sia Aversa, che sia Castelvolturno, che sia Marcianise, tutta la provincia di Caserta. Non dimentichiamo che Caserta c'è anche l'Alto Casertano che ha i suoi problemi, quindi è una provincia che in questo momento la politica locale, che negli anni, ma anche attualmente, ci sono deputati e senatori che stanno lì all'interno del Parlamento, ma per questo territorio nulla hanno fatto, e vi posso garantire che con la prossima legislatura nulla farà, perché vedendo le liste ci sono persone che sono alla prima candidatura, quindi ho i miei dubbi, io ho i seri dubbi, perché non è stato fatto nulla fino a oggi. Sì, si può anche strillare all'interno dei consigli comunali, ma poi scendere in strada e vivere quello che vive realmente il cittadino aversano oggi è un'altra cosa. Quindi io, come candidato per Aversa di Italia Sovrana e Popolare, impegno ufficialmente a portare avanti delle battaglie serie per poter fornire ai cittadini, insieme anche alla senatrice, perché anche lei è candidata qui in provincia di Caserta, per poter fare quello che dovrebbe fare un governo per i propri cittadini, certo. Generare beni e servizi e soprattutto garantire i diritti, che oggi, ricordo che qui, specialmente su questo territorio, il diritto è diventato una concessione, ma quella concessione la ottieni inesigibile, perché ti devi rivolgere a quel politico. Se non ti rivolgi a quel politico, quella concessione, che è un tuo diritto nazionale, non ti verrà data. Quindi il mio impegno, mio e della senatrice, è questo, lo diciamo pubblicamente, e chiunque poi un giorno potrà dire, se riusciremo ad ottenere la fiducia di tutti quanti voi, se non manterremo questa promessa, sapete dove trovarci, dove viviamo, e potete tranquillamente venire a dircelo in faccia, che avevamo fatto una promessa che poi non abbiamo mantenuta.
Va bene. Buonasera a tutti. Buonanotte. Ciao. Prima di fare come 5 mesi.